serve cuore caldo e mente fredda al burlando per l'ultimo sforzo utile alla promozione, distante solamente un punto contro il Begato delle Meraviglie, l'autentica sorpresa del girone di seconda categoria, reduce da 6 risultati utili consecutivi, di cui 5 vittorie di seguito. Un rimpallo tra Coppola e Alushai genera la prima maxi occasione per i padroni di casa sul piede di Rebolini, che sparacchia così. Una mezz'ora scarsa più tardi a sfiorare il vantaggio sono però gli ospiti, con il destro soft di Simone Marcenaro, con la sfera che sfila accanto al montante. Per il primo tempo non ci sono altre occasioni da segnalare, finisce 0-0. La ripresa filmata e montata da Enrico Figus si apre con questo destro avvitato di Mangiapane, che non trova le giuste coordinate per impensierire Oliva, risultato che si sblocca al 21esimo quando sul filo del fuorigioco in candela si presenta a tu per tu con l'estremo ospite e lo supera con questo lob soffice. Problemi tecnici non ci permettono di documentare l'intervento da cui scaturisce il rigore a vantaggio del Begato. Sul dischetto si presenta Giampieri con questo destro chirurgico, non basta l'intuizione di Bernini. Siamo 1-1, ma al 78esimo Di Clemente sgomma sulla destra e centra per Alessandro Marcenaro, che incorna sul palo lungo. Impossibile per Bernini intervenire, a sorpresa il Begato è in vantaggio quando mancano poco più di 10 minuti al termine della gara. 3 minuti dopo il destro telecomandato di Raiteri su calcio piazzato centra l'incrocio dei pali, il tapin di Rebolini viene fermato dal signor Gambaro. Ancora un piazzato di Raiteri fa tremare il Begato, con la sfera che sorvola di un niente la traversa. In contropiede Alessandro Marcenaro si divora la palla del possibile 3-1, con Bernini costretto ad immolarsi col corpo, e all'ultimo respiro per questo contatto con il braccio di Amato viene decretato il secondo penalty della giornata. Dal dischetto si presenta Simone in candela, che spiazza Oliva e regala la matematica certezza che il burlando nella stagione 2017-2018 parteciperà al campionato di prima categoria. Una sofferenza incredibile fino alla fine, meno male che è arrivato questo rigore a tempo, penso, ampiamente scaduto ormai. È stato un campionato difficilissimo, siamo stati in testa però dalla prima, bisogna dirlo, dalla prima all'ultima di campionato, quindi direi che ce lo meritavamo. La dedica va a tutti quelli che hanno lavorato per la Burlando quest'anno, compreso Mister Zanicagli e Mister Scotto, e a questo gruppo meraviglioso di ragazzi che si è tenuto... è stato in piedi anche in momenti non facilissimi. Una vera inversione camoranesi, si potrebbe dire, per ricordare questa giornata. Ogni promessa è debito, vedi. Se vincevamo avevo promesso che avrei fatto questa pazzia, vedi. Dopo 3 anni mi sono tagliato i capelli, no. È stata più difficoltosa del previsto. Eh sì, forse dopo il primo gol eravamo convinti di aver vinto la partita, invece abbiamo dovuto soffrire di più del previsto, però... meno male che abbia fatto il punto che ci ha dato la promozione. Sì, campionato sofferto, vinto, strameritato, dal principio sono stati i primi. Oggi abbiamo lottato, mi sono fatto male, come avete visto, come sempre, ne esco sempre incerottato. Grande stagione, un grazie al presidente, ai miei compagni, ci siamo divertiti. Forse sarà la mia ultima stagione, dovrò ancora decidere, vediamo un attimo.